Luke, Università Cattaneo, chiude i festeggiamenti dei suoi 30 anni, si è detto che è giovane di 30 anni, cosa significa per un'università? Beh, che giovane di 30 anni significa che si è imparato molto nei 30 anni e che in qualche modo bisogna guardare avanti di altri 30, secondo me. Quindi bisogna maturare, no? Da giovane a maturato. E aggiungo una cosa che ho provato anche a commentare in pubblico, cioè il fatto che quella che era una visione si è tradotta in realtà, no? È una frase cara a Marchionne. Ci vuole di mezzo la parola responsabilità. Io ho delle idee, ma devo avere la responsabilità di concretizzarla, e credo che la sfida che allora hanno avuto e hanno concretizzato bisogna attualizzarla al 2022. Quindi qual è la visione da qui a 5-10 anni e che cosa fare per realizzarla? Forse il passaggio da giovane a un po' meno giovane è questo passaggio qui, un nuovo ciclo di visione e un nuovo ciclo di execution. Il nostro piano strategico su cui si sta lavorando va in questa direzione. Nei giorni scorsi è stata annunciata anche questa novità di MIL, questa grande nuova iniziativa della Confindustria Varese che diciamo, avvicinerà ancora di più il mondo delle imprese a questa università. È un'altra sfida importante anche per voi? Assolutamente, credo che sia una grande opportunità da guardare con grande attenzione con il metodo di cui parlavo poco fa, quali sono le linee di possibile sviluppo e le condizioni per. In prima approssimazione è chiaro che l'identità di campus ne uscirà rafforzata, ne uscirebbe rafforzata, e la possibilità di star vicini alle imprese con la ricerca applicata, con i progetti congiunti, con lo scambio di conoscenze ne uscirebbe ulteriormente rafforzata. Vanno presidiati questi processi, perché conto dichiararlo davanti a un giornalista e far girare un po' di temi sui media, un conto poi è mettersi a infilare tre progetti di ricerca applicata in una certa direzione e arrivare a delle pubblicazioni. Tra il dire e il fare, dicevano i nostri nonni, c'è di mezzo il mare. Noi abbiamo la responsabilità di essere concreti, ma non per noi, per i nostri studenti, per i nostri giovani, per le nostre aziende, per il nostro paese, direi.